Perché sono contenta? Per la sede sicuramente, ma sono contenta per chi riempirà questa sede, per voi ragazzi. Perché guardate, oggi la scommessa è il lavoro che io vi auguro voi riuscirete a portare avanti. Ed è l'unica e la principale, quella di essere anticonformisti, ragazzi. In un momento in cui, soprattutto in Puglia, viviamo probabilmente la confusione di non sapere più esattamente che cosa rappresentare e chi rappresentare, il mio augurio è che voi riusciate, e io vi offrirò tutta la mia disponibilità, tutta la mia partecipazione. Possiamo anche pensare di incontrarci una volta al mese per condividere e per elaborare insieme quelle che voi chiamate le idee, quelle che deve essere il nostro programma, quello che deve essere la nostra linea guida. La scommessa più grande è riappropriarci della nostra identità. Perché in Puglia noi oggi viviamo la difficoltà, ed è oggettiva, io stessa a volte la percepisco, di confonderci. Noi abbiamo in Puglia un presidente di regione che paradossalmente fa l'opposizione al presidente del Consiglio dei Ministri. E noi che dovremmo fare l'opposizione, a volte ci chiediamo, ma dobbiamo opporci ad Emiliano che a sua volta si oppone a Renzi, o dobbiamo opporci a Renzi perché a livello nazionale ci opponiamo anche a Renzi? Allora, non dobbiamo cadere in questo trappolo. Il segreto è studiare al massimo il problema per avere la nostra idea, per avere le nostre idee, che non sono una sterile opposizione a prescindere, per non cadere nella trappola della contraddizione. Allora, solo studiando al massimo il problema, con senso critico, con ragione critica, io sono convinta che Forza Italia, a partire dalla Puglia, potrà finalmente ridisegnare la sua identità. Qual è la difficoltà che noi viviamo? È che il popolo dei moderati, al contrario della sinistra, si è sempre assunto storicamente la responsabilità di governo. Noi non la sappiamo fare l'opposizione, diciamoci la verità, perché noi siamo stati abituati, proprio per le idee che abbiamo sempre espresso, per i progetti che abbiamo sempre lanciato sul territorio, ad assumerci la responsabilità di governare la nazione, di governare la regione. Non sappiamo fare come la sinistra una serie di opposizione, non sappiamo buttare il cervello all'ammasso e dire no a prescindere, anche quando intravediamo che probabilmente quella è la soluzione giusta anche per noi. Allora, con senso di responsabilità, intraprendiamo un percorso che caratterizzi noi, a prescindere da chi lo propone. Solo così ritorneremo a essere credibili, solo così ritorneremo a essere forti. Allora, studiamo le soluzioni di ogni problema al massimo per essere prima di tutto competenti. Guardate, voglio esemplificare quello che vi sto dicendo per farvi capire quanto è importante lo studio di ogni cosa per essere credibili. In Puglia, negli ultimi giorni, è montata ovunque la protesta per il piano di riordino sanitario. Penso che, insomma, siamo tutti interessati e tutti stiamo leggendo al massimo quello che sta provocando, diciamo così, questo piano. La criticità qual è? Che oggi, punto prima, non c'è un piano. Nessuno l'ha mai visto. Punto secondo, abbiamo un governatore di regione che giustifica un piano di riordino sanitario lacrime e sangue sulla provincia di Taranto, che sostiene di dover chiudere un ospedale, lo giustifica dicendo: le norme statali, le norme governative sono così stringenti da non lasciare spazio alla politica, ma da praticamente non poter fare altro che dei semplici calcoli ragionieristici sulla nostra terra. In questo modo si allontana da sé la responsabilità della scelta e ancora una volta indica un responsabile che è il Presidente del Consiglio. Non cadiamo in questa trappola. Come si fa a non cadere in questa trappola? Lo si fa andando a studiare quelle che sono le linee guida del decreto ministeriale, la legge di stabilità, che hanno portato in maniera errata a scrivere quel piano di riordino. Se noi leggessimo il decreto ministeriale ci renderemo immediatamente conto che quel decreto non impicca, non obbliga le regioni a impiccare gli ospedali all'albero delle classificazioni. Ci renderemo conto che quel decreto ministeriale, che è solamente una linea guida, un atto di indirizzo, non un atto impositivo,
ha delle deroghe, concede delle deroghe alle regioni, ha delle eccezioni. Una delle eccezioni fondamentali che la provincia di Taranto e la regione per conto della provincia di Taranto dovrebbe utilizzare è il dato epidemiologico. Noi sappiamo perfettamente che Taranto purtroppo, non per sua volontà, vive una situazione particolare a livello di dati epidemiologici, tanto è vero che il governo nazionale ha stanziato delle leggi ad hoc, ha emanato dei provvedimenti ad hoc per la provincia di Taranto. Se ci fosse stato un assessore alla sanità e non un presidente di regione che per 10 minuti al giorno fa l'assessore alla sanità, se avessimo avuto un dirigente che anziché avere competenze bocconiane avesse avuto competenze mediche e avesse letto quei dati con una cultura medica, noi a Taranto non avremmo dovuto sacrificare e non dovremmo sacrificare, se tutto il popolo dei moderati si farà sentire, nemmeno un ospedale, perché proprio il decreto ministeriale ci consente di non chiudere nessun ospedale. Il decreto dice: dotati di un'edilizia sanitaria, di una rete ospedaliera che ti consente da adesso ai prossimi 3 anni di star dentro quelli che sono gli standard di spesa per quanto riguarda il sistema sanità pubblica. Allora, è per questo che io vi dico: studiamo i problemi. Non dobbiamo studiare il piano di riordino sanitario ospedaliero del presidente Emiliano, perché già quello significherebbe ammettere che è stato redatto bene. No, è stato redatto malissimo, perché non ha tenuto conto della particolarità della nostra provincia, quando invece proprio il decreto ministeriale dice attenzione regione, ogni provincia è diversa, tenete conto dei dati epidemiologici, non solo costi e ricavi. Perciò, questo io ve l'ho esemplificato per farvi capire quanto è difficile oggi la nostra posizione, quanto è difficile capire che cosa e in che modo noi ci dobbiamo esprimere. La nostra posizione non deve essere di pura opposizione a chi o a che cosa. Noi dobbiamo avere la nostra idea, una idea che viene partorita dalla competenza, dallo studio. Solo così, ragazzi, noi possiamo farcela a ritornare ad essere credibili. Taglieremo gli ospedali, perché io sono convinta che più strutture non fanno più sanità, ma non prima di esserci dotati di una rete edilizia sanitaria ospedaliera che consenta la chiusura anche di un solo ospedale. Chiudiamo Grottaglie, così come si paventa. Bene, tutta quella udienza, dove andrà a finire? Al Santissima Annunziata, che è già al collasso? Prima costruiamo il San Cataldo, dopodiché chiudiamo il San Marco o lo trasformiamo in un presidio territoriale di assistenza. Oggi non siamo nelle condizioni di toccare nemmeno una struttura sanitaria. Questo deve essere chiaro. Quello a cui ci stanno inducendo è una guerra tra poveri. È la guerra che bisogna scatenare tra Martina Franca, tra Castellaneta, tra Manduria e tra Grottaglie. Non prestiamo il fianco a questa provocazione. Non forti delle nostre idee, no. Forti degli atti del governo, che loro hanno letto in maniera errata, ma che noi abbiamo il diritto, per costruire la nostra posizione, di leggere con competenza e in maniera esatta. Perciò, guarda Claudio, se voi in questa sede avvierete, come io vi auguro e mi auguro, perché Forza Italia, la sento mia, Forza Italia, Gino non me ne vorrà, è mia, io sono Forza Italia. Ma sembra un po' in affisso. In ogni singolo comune questo progetto, io sarò la donna, la persona più felice del mondo, e mi troverete al vostro fianco. Anzi, vi invito veramente a creare dei laboratori in cui noi riusciremo a portare, a produrre quella che è la nostra posizione, con la condivisione. Vi do tutta la mia disponibilità. Ovviamente dovremo un po' accordarci sui giorni e sulle ore, però sarò felicissima di intraprendere con voi questo percorso, perché oltre a identificarci sarà sicuramente un percorso di crescita per tutto il nostro territorio. E grazie.